tutte e bentornati, bentornate sul mio canale. Io sono Lisa e voi siete i benvenuti. Nel video di oggi vi mostrerò come utilizzare questi fantastici sottobicchieri per dare una nuova vita a un vecchio vassoio di legno. No ragazzi, la realtà è che io sono una di quelle persone che si fa prendere facilmente dall'entusiasmo. Anche in questo caso, quando ho visto queste tesserine, che poi sono dei sottobicchieri, al mercato, io sono esplosa dell'entusiasmo e ho deciso di comprarne una quantità industriale. Ne ho prese tipo una quarantina. Quando sono arrivata a casa, mi sono ricordata che avevo questo vassoio di legno. Ho deciso di provare a sistemarlo applicandoci sopra queste tessere, per poi accorgermi che in realtà erano veramente troppo grandi. Quindi queste le vedremo sicuramente in un altro video. Io ho già in mente cosa farci, ci vuole solo del tempo, ma sono riuscita lo stesso a creare qualcosa di fantastico utilizzando un vecchio vassoio e questo fantastico prodotto che avevo in casa da ben 7 anni. Se vi state chiedendo cos'è, forse è il caso che io ve lo dica, è una pasta che si chiama pasta di struttura. Serve per conferire ai nostri dipinti l'effetto in 3 dimensioni, creare delle texture e aggiungere delle decorazioni. In alcuni casi può essere utilizzata anche per realizzare dei rilievi sui mobili e sui supporti in legno. Generalmente è fatta con polvere di marmo e pigmenti acrilici. Scusate se faccio questo breve excursus, ma io non sono preparata sull'argomento e quindi ho deciso di fare, di darvi solo delle informazioni parziali. Io la utilizzerò come base per creare delle finte mattonelle che poi decorerò con la tecnica che mi avete visto utilizzare per sistemare i vecchi vasi in terracotta, ovvero il trasferimento di immagine. Sostanzialmente andrò a fare tutta la texture a forma di mattonella, successivamente farò asciugare, passerò la cementite, il colore acrilico bianco, e poi applicherò queste immagini che ho scaricato da internet e ritagliate della misura che mi serviva. Dopodiché ho creato uno strato sottile di colla, ci ho applicato sopra le mattonelline, ho aspettato 24 ore e poi ho rimosso lo strato di carta. Vi lascio alla visione del video e ci vediamo tra poco. Sto andando a prenderla con un cucchiaio ed è fantastico perché neanche si stacca. Inizio con questa quantità. Se si stacca dal cucchiaio, inizio con questa quantità. Inizio a spalmarla lungo tutto il vassoio. Adesso, aiutandomi con una bacchettina del gelato, inizierò a creare tutta la superficie delle mattonelline. Prenderò come misura questo fogliettino di carta che userò appunto per avere la misura precisa di quello che dovrò fare, e inizierò ad incidere la pasta un po' come se stessi disegnando. Sono passate esattamente 24 ore, tutta la superficie si è solidificata. Andando a stendere su tutta la struttura questo fondo all'acqua. Adesso che il fondo si è completamente asciugato, io vado a passare uno strato sottile di vernice acrilica bianca. Una volta asciugata anche la vernice acrilica, possiamo iniziare la vera e propria decorazione. Io andrò ad utilizzare questi e utilizzerò la stessa tecnica utilizzata per i vasi. Trovate il link che apparirà qui sopra. Consiste praticamente nel trasferire l'immagine su questa superficie qui. Io inizierò per prima cosa a versare la colla su ogni singola mattonellina e dopodiché, una volta che ho spalmato tutta la colla, iniziare ad applicare le tessere. È molto semplice,
la vado ad applicare qui sopra. E poi esercito una leggera pressione. Trascorse 24 ore ho bagnato ciascuna tessera con un panno umido, ho aspettato qualche minuto in modo che la carta fosse veramente bagnata in profondità e dopodiché ho iniziato a sfregare sopra ciascuna tessera il dito in modo da riportare alla luce tutto il disegno. Questa operazione va fatta con molta delicatezza perché l'obiettivo è quello di asportare solo la parte bianca del disegno e appunto non il disegno vero e proprio. E ci vogliono parecchi minuti, ma il risultato secondo me è davvero meraviglioso. E per finire, prima di passare alla lucidatura vera e propria, io sto passando un po' di colla vinilica diluita con moltissima acqua, sembra quasi trasparente. La sto passando uno per fissare ancora meglio i pigmenti alla superficie e due per creare un'ulteriore protezione in più prima di mettere il lucido vero e proprio, perché appunto voglio fissare ancora meglio tutta la creazione alla pasta. Oh, allora, video finito, io spero che vi sia piaciuto. In realtà questo è uno dei risultati che mi ha particolarmente soddisfatta, perché davvero non mi aspettavo un risultato così gradevole spendendo praticamente zero, perché io questa ce l'avevo a casa. Comunque farla a casa costa pochissimo, ve lo spiegherò magari nei prossimi video. E anche stampare le tesserine costa, mi pare, credo 10-20 centesimi. E niente, praticamente spendendo zero ho creato un oggetto decorativo e riuscendo a salvare una cosa che avevo a casa e che comunque non utilizzavo. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di vedervi ancora sul mio canale. Per questo vi invito ad iscrivervi, attivare le campanelline delle notifiche e a seguirmi dappertutto. Esiste un blog che si chiama Lisa Romano Crea, esiste una pagina Facebook che si chiama Lisa Romano Crea e una pagina di Instagram che ovviamente si chiama La Marchesa del Grillo, che non c'entra niente. E vi aspetto con il prossimo video e vi auguro una bellissima estate. Ciao!